cielo di ritare a noi gli anni più belli. Il tuo nuovo film prende il titolo da un inedito di Baglioni, Gli anni più belli. Sì. E esce a San Valentino. Sì. Lacrime in agguato? Emozioni molte in agguato, sì. Questo lo posso dire senza paura di essere sconfessato. È un film che racconta 40 anni di storia e inevitabilmente diventa un grande specchio per tutti coloro che sono cresciuti adolescenti negli anni 80 e oggi hanno 50 anni, e quindi è un racconto che ci riflette e ci fa riflettere e tirare le somme su quello che è la vita, il senso della vita e quanto complesso sia vivere l'amicizia, l'amore, la carriera, il successo, l'insuccesso, la povertà, la ricchezza. È un film che è un film epico in qualche modo, è una saga che io non avevo mai fatto prima e quindi mi misuro con un genere anche un po' diverso. Riesce anche a fare qualcosa di apparentemente incredibile, a mettere insieme Ettore Scola, hai voluto che il tuo produttore acquisisse i diritti di C'eravamo tanto amati, e Emma, a cui dai una grande opportunità recitativa. Ettore Scola, di fatto, i diritti li ho presi perché volevo tutelarmi dal fatto che potessi attingere a quelle due o tre scene che diventano di fatto omaggio è stata più una cortesia. Al capolavoro. Sì, fondamentalmente sì, perché i film sono talmente differenti e lontani fra di loro che non c'è assonanza e forse non ci sarebbe neanche stato il bisogno di comprare i diritti. Emma invece? Emma ha un carisma eccezionale, gli ho chiesto di fare un provino per me e farmi capire se fossi in grado di recitare e quindi portarmi quello che io pensavo che lei avrebbe potuto fare. È scontato concludere dicendo che sono orgoglioso e felice di aver perseguito questa strada, averla convinta a fare questo film, perché comunque il suo essere così sincera, onesta, anche pulita e terragna è qualcosa che insomma al film dà un quid in più. Confessaci una cosa, come te nessuno mai allo specchio, te lo sei mai detto? No. No, io sono molto umile, sono molto modesto e mi sento eternamente esordiente in qualche modo, nonostante abbia fatto 12 film e abbia visto cose abbastanza straordinarie, abbia fatto cose straordinarie che abbiano avuto anche un esito straordinario, però di fatto rimango con il cuore abbastanza paradossalmente vergine. La felicità per un regista è che la gente lo vada a vedere. A un certo punto questa felicità per te ha cambiato linguaggio, ha cambiato lingua anzi. Sì. Sei dovuto andare in America per trovare la ricerca della felicità. Io ero già strafelice quando ho fatto quel film in America, che poi Se ne è portati altri tre. Se ne è portati altri tre al seguito. Però quindi io non sono arrivato in America sognando quel sistema, ci sono arrivato veramente perché letteralmente scelto da Will Smith, e lo trovavo anche un film troppo diverso da quelli che avevo fatto e pensavo di non essere all'altezza di quel linguaggio, quindi ho dovuto in qualche modo rielaborare la struttura narrativa cinematografica che avevo già esplorato per fare un racconto che in qualche modo si agganciava molto di più al nostro cinema anni 50 piuttosto che a quello a cui io mi ero rifatto fino a Ricordati di me, che era molto più contemporaneo. Grazie. A te, prego.